Buonasera a tutti, benvenuti a Missione Mondo, la trasmissione di attualità sul mondo missionario. Questa sera siamo con un gruppo di ragazzi di Santa Maria del Campo che si stanno preparando per una partenza importante nel, nella loro comunità, per un'esperienza missionaria. Però prima di entrare diciamo, nei dettagli di questa esperienza ve li presento. Buonasera a tutti, io sono Sonia. Ho 19 anni e frequento la quinta del liceo Luzzati qui a Chiavari. Buonasera a tutti, io sono Alessandro, ho 20 anni e frequento il secondo anno di ingegneria presso l'Università di Genova. Buonasera, io sono Stefania, ho 25 anni e sono un'educatrice a Rapallo. Vorrei dire che mancano all'appello, diciamo così, Alice. Valentina e Marco che oggi non sono potuti venire ma che fanno parte del nostro gruppo che partirà speriamo per Cuba. Ecco io sono Rosalba insieme a Paola e a Don Luciano eh, ci occupiamo del gruppo Giovani della parrocchia di Santa Maria del Campo di Rappallo. Benissimo, allora entriamo un po' nel vivo del, della vostra esperienza. Eh, intanto eh, è nato... Per voi un sogno? Il sogno è quello di fare un'esperienza missionaria. Immagino anche un po' eh, sostenuti, animati dal vostro parroco Don Luciano Pane che è stato missionario tanti anni in Argentina. Allora come è nata un po' questa esperienza? Allora è nata da un incontro. Di solito spesso le grandi esperienze nascono da, da incontri fondamentali. E due anni fa abbiamo conosciuto Don Federico Tavella grazie al nostro parroco che ce l'ha presentato, che ha raccontato la sua esperienza a Cuba. L'abbiamo rincontrato quest'anno e, e da lì abbiamo pensato che, che volevamo fare un'esperienza del genere anche noi. E, mh, ci siamo contati, diciamo così, all'interno del nostro gruppo e abbiamo ricevuto adesioni anche da fuori perché comunque l'idea di fare un'esperienza del genere interessa anche a tanti e allora ci siamo messi in moto personalmente sono contenta perché era da tempo che mi sarebbe piaciuto fare un'esperienza così sognavo sogno ancora l'Africa però l'idea di, di fare questa esperienza a Cuba in una missione della Chiesa e poter stare a contatto con le persone per un periodo di tempo purtroppo sarà stretto però, magari, è l'inizio di, di altri percorsi che ci potranno essere nel futuro. Forse un, una domanda per, per un approfondimento: eh, pensare che un gruppo di giovani tirapallo eh, possa fare e possa desiderare un'esperienza un del genere? Per me è il segno anche di una, di una vitalità, forse anche di tante domande aperte che. Che, che custodite in voi stessi, forse un desiderio di, di autenticità, forse di avere una, un, una identità più radicata ecco, della, della vostra persona e forse anche del, vo, del vostro gruppo parrocchiale. Ci sono forse all'interno di voi domande di questo tipo o no? Eh, sì, siamo comunque un gruppo che si dà. Ci mettiamo spesso al servizio de, della nostra comunità, Avevamo avuto, abbiamo il desiderio di metterci al servizio di, di un qualcosa di più grande per poi poter restituire l'esperienza anche alla nostra comunità, anche perché siamo noi che andiamo giù, però vogliamo che sia la, la comunità di Santa Maria che possa vivere un'esperienza del genere tramite noi. Certo, e questo credo che sia uno dei punti importanti delle esperienze missionarie. Uno va per conoscere, per vedere, per arricchirsi, per poi custodire nel cuore un'esperienza, volti, parole ascoltate, per poi rigenerare un po' il tessuto della propria, della propria comunità. Come vi state preparando per questo, per questo viaggio? Eh, che cosa state organizzando? Come state muovendo la parrocchia? Eh, così i sentori che ci sono, gli echi che ci sono e che state veramente organizzando tantissime cose e c'è tantissimo entusiasmo intorno a questa iniziativa. Eh, sì, abbiamo, abbiamo già preparato ed eseguito un pranzo attraverso... Il quale abbiamo presentato questo progetto a tutta la comunità di Santa Maria. E abbiamo altre iniziative, tra cui domenica che ci sarà la festa degli sposi a Santa Maria. Abbiamo deciso di offrire l'aperitivo e il ricavato andrà per questa missione di Cuba. E ci stiamo muovendo attraverso la comunità per aiutare chi ha bisogno eh, con anche piccoli lavori come tagliare l'erba. E sempre poi chiedendo un'offerta un che andrà sempre verso eh, Cuba. Ecco. E la comunità ci ha, ci ha aperto le braccia in, in, questa, in questa nostra iniziativa, questo è eh, certo, e, e ci sta dando una grande mano, soprattutto per i soldi, per, eh, per portare giù anche un, un qualcosa, per cercare di, di, di appunto di. Di sostenere l'iniziativa e, e di coinvolgere così eh, tutta la comunità di Santa Maria. La cosa, la cosa interessante è che le persone così che io ho potuto contattare mi hanno detto che c'è molto entusiasmo e, e questa è una, cosa, è una cosa veramente bella: nel senso che eh, a volte. Eh, si, si richiamano un po' i giovani perché non hanno entusiasmo, perché non sono motivati. Eh, invece vedere un gruppo di ragazzi contenti, felici di, di un'esperienza un del genere, io penso che faccia bene non solo a voi, ma già questo eh, fa, faccia bene a tutta la comunità. Magari un'altra domanda, ecco, sempre un po' riferito a, a, a questa partenza. Alessandro diceva già che eh, l'esperienza è già iniziata, il viaggio è già iniziato attraverso questo lavoro. Eh, è bello pensare che siate a, a tagliare l'erba, a fare dei lavori molto semplici, molto umili in mezzo, in mezzo alle persone. È già anche un modo per dire stiamo partendo, ci stiamo preparando. Ecco, quali aspettative? ci sono eh, di, fronte, di fronte a questo viaggio. Ecco, questa partenza, che cosa, che cosa rappresenta per voi? Allora, sicuramente eh, andare a Cuba significa andare a conoscere comunque una, una realtà di vita molto diversa dalla nostra e il nostro scopo è appunto andare giù e andare a dare un sostegno a questa popolazione che ne ha sempre bisogno. Infatti c'è anche un progetto di comprare delle case. Da offrire, da regalare a questa gente e l'aspettativa proprio anche, diciamo, è una possibilità offerta per metterci a confronto mh, con queste persone qua, con questa realtà diversa dalla nostra e cercare veramente di, anche di conoscere noi stessi, di vedere cosa siamo capaci a fare di fronte a una, a una novità come, come questa. Tra gli altri progetti che. Che la comunità di Santa Maria sta sostenendo, come appunto accennava Sonia, c'è il progetto delle casette. Eh, ci sono delle persone nella realtà di Cuba, e in particolare nella realtà di Santo Domingo e Manacas, che sono eh, le due parrocchie che la, la nostra diocesi, eh, di cui si è fatta carico la nostra diocesi: ci sono tantissime persone che vivono in case eh, inagibili dove eh, noi non avremo il coraggio di metterci il nostro cane. E, e ci sono soprattutto persone anziane, persone malate eh, che vivono in questo contesto fatiscente, povero. E allora don Maurizio e don Michele, che sono i due sacerdoti che attualmente stanno vivendo in missione, eh, stanno poco a poco coinvolgendo persone, comunità. Per poter ristrutturare queste case, perché ognuno possa avere un, un luogo dove vivere che sia degno di una, di una persona umana. E questo è il progetto a cui Sonia eh, si stava riferendo, e, e la comunità di Santa Maria stanno cercando di, di, di raccogliere fondi per ristrutturare più di una casa, e questo mi sembra che sia una cosa bella. Avrete la possibilità di vedere le case dove vivono queste persone e, e poter dire qualche cosa siamo riusciti a fare perché qualcuno possa vivere in un modo più, più dignitoso. Rosalba, Eccoci. cosa significa per te eh, accompagnare eh, questo, questo gruppo di ragazzi, di giovani in questa avventura? Eh, io non ti ho visto mai spaventata, né allarmata, ti ho sempre visto molto tranquilla e hai sempre con un atteggiamento di, di grande fiducia. Cosa significa per te accompagnarli in questo, in questo tragitto? Beh, sicuramente è un'esperienza meravigliosa, veramente. Io conosco questi ragazzi da bambini, io li ho visti, si può dire, proprio, crescere anche fisicamente, non solo spiritualmente. E quindi è un gruppo a cui tengo molto, quello dei giovani, dei, dei ragazzi, perché appunto un po' sono cresciuta insieme a loro, quindi sicuramente questo ecco, ha aiutato tantissimo anche me. Eh, C'è da dire che mh, questa iniziativa è stato, come dire, mh, è, mh, acceso proprio un fuoco. E io, devo dire, sono rimasta anche molto meravigliata, perché era un momento un po' di... così ma sì, ci trasciniamo, cioè, dobbiamo proprio... Era un, era un po' lento, un po' così. Un po' per tutti, eh? prima forse anche per me. E, e avere visto nei loro occhi, nel, nelle loro, nel, proprio nel cuore, questo desiderio, questa voglia di... Di esserci lì a Cuba quando parlavi, quando raccontavi, quando facevi vedere le foto, veramente è stata un'emozione, una grande emozione. E anche io stessa sono stata tentata a dire Vengo, parto, ci sono. Poi, però, no, è meglio lasciare il gruppo giovani che vada. Insomma, sono tanti, sono, sono belli, è giusto che. Io, semmai, andrò un'altra volta. Noi veniamo da una comunità dove Don Luciano Pane già fa, ha fatto un'esperienza missionaria in Argentina per tanti anni. Quindi, le sue storie, i suoi racconti, i suoi aneddoti eh, su questo, questa realtà sicuramente avevano già messo una base. Ecco. E la, la tua così venuta non ha fatto altro che accendere un fuoco che sicuramente sotto già c'era. Quindi tutta la comunità veramente è stata coinvolta, devo dire che è veramente bello, emozionante quando vedi le persone che ti incontrano e ti dicono eh, grazie per questi giovani che vanno, per quello che insomma, stanno facendo. Ecco, senti proprio il calore intorno a loro e, e fa bene a tutti, come hanno già detto i ragazzi, a me, alla comunità, a loro. E poi speriamo anche a Cuba, <ride> questa, questa, questo centro, questa, ehm, questo gruppo di persone che, che insomma stiamo aiutando. Per di più i giovani non hanno visto l'iniziativa, l'idea solo legata a un breve periodo, parlano già di futuro, cioè dicono non finisce con il nostro viaggio questa esperienza, la nostra comunità vuole essere sempre ancora comunque presente e quindi anche tornando da Cuba continueremo se possiamo ad aiutare, a fare iniziative, a, a tenerci in contatto, ecco, quindi mi, mi piace, sono contenta, ecco, veramente lo spirito è giusto. Ecco, quindi naturalmente io anche <ride> di questo ricevo tanto. È anche molto bello che siate accompagnati anche dal vostro parroco, da don, da don Luciano Pane. E, tra l'altro lui parla spagnolo perché appunto in Argentina eh, si, parla, si parla spagnolo, quindi può dare anche eh, una mano effettiva, può entrare anche nel vivo eh, della pastorale. Nelle celebrazioni, eh, che sono i momenti un po' centrali. Nell'esperienza della missione, l'Eucarestia, la messa, eh, soprattutto la messa domenicale, è un po' il cuore della comunità cristiana. Intorno a questo pane eh, fioriscono e cresce eh, la vita delle comunità. Attorno a questo pane cresce una fraternità nuova, una riconciliazione. Ed è bello che, che le nostre comunità cristiane, dico a Cuba ma anche qua da noi, dovrebbero essere comunità eucaristiche: nel senso che lo spezzarsi e il donarsi, che è l'immagine di Gesù, eh, possa essere una dimensione che poco a poco ci assimila a lui. E, ed è bello, vi dicevo, che Don Luciano possa celebrare l'Eucarestia, possiate condividere con le persone i sogni e le speranze quindi eh, io vi faccio un in bocca al lupo possiate eh, vivere un'esperienza che rigeneri il vostro cuore e anche il tessuto della comunità magari prima di concludere possiamo allora invitare le persone che, che, che ci stanno ascoltando in questo momento alla vostra festa cosa dice Alessandro? sì, la festa si terrà sabato e domenica eh, appunto presso la parrocchia di Santa Maria dove noi ragazzi di Cuba eh, come ho già detto offriremo questo aperitivo e i fondi andranno appunto per la missione che, che andremo a svolgere noi sia noi quando saremo lì sia eh, quando in futuro ecco. non finirà appunto come diceva Rosalba lì ma sarà una cosa che continuerà nel tempo come, come che festa è la vostra festa patronale? Eh, no, è eh, la festa degli sposi, eh, dove appunto si celebrano la domenica alle, alle 10, eh, ci sarà la festa appunto degli sposi dove eh, verranno, mh, gli gli ci saranno Tutti gli anniversari gli di matrimonio. Di matrimonio esatto. Quindi alle 10 ci sarà la, dieci dieci e mezza, e mezza, dieci mezza. la celebrazione dell'Eucarestia e il rinnovo delle promesse matrimoniali e poi ci sarà questo momento di, di rinfresco offerto dal gruppo giovanile. Particolarmente alla festa di Nostra Signora di Caravaggio, che poi noi abbiamo abbinato anche alla festa degli sposi. Eh, sono, come ha detto Alessandro, due serate, sabato e domenica. Loro saranno presenti con questo stand con eh, l'aperitivo e anche il mercatino che hanno già aperto domenica scorsa, sempre pro cuba. Quindi tutte le offerte che verranno fatte a questo stand saranno destinate esclusivamente per questa iniziativa. Quindi dentro la festa avranno uno spazio per far conoscere la loro... Eh, iniziativa a, non solo alla nostra comunità di Santa Maria che ormai più o meno abbiamo già raggiunto, ma anche alle persone che verranno alla festa, quindi la possibilità di parlare con loro, di rispondere a delle domande e di raccontare anche così i loro desideri. Ecco. Io vi ringrazio di aver partecipato a questa trasmissione. Immagino che anche tutte le persone che ci hanno ascoltato abbiano gioito di questa, di questa vostra iniziativa. Eh, io vi saluto, però vi do l'appuntamento eh, per incontrarci un'altra volta al vostro ritorno per, rico per, eh, per riconfermare e per poter eh, dire come è stata l'esperienza fatta. Grazie. Grazie, a te. Grazie.